Ebbene, eccoci, sto girando con l'ausilio, anzi adesso lo allungo, di una sorta di sostegno per la ripresa. Ho il sole laterale, quindi c'è molto contrasto perché c'è una giornata bella, c'è vento, per cui vediamo anche la resa del microfono dotato del dead cat. E questa prova la voglio fare anche per far vedere la resa della macchina in condizione di luce così particolare. Mi sembra troppo contrastata. Adesso provo a cambiare un attimo i settaggi. Facciamo un'altra prova di registrazione così. Prendo i miei occhiali. Poi vado su di me. Metto i miei occhiali. Io dovrei essere sfocato, poi vado su di me. E adesso ho montato l'obiettivo della Viltrox, il 13 mm 1.4. Lo sto mettendo col diaframma 1.4, naturalmente sarebbe completamente sovraesposto, quindi sto usando un filtro ND. E proviamo anche qui a fare il discorso degli oggetti, che qui addirittura dovrebbe essere ancora più eclatante la questione della sfocatura del personaggio, e poi la ripresa a fuoco della mia faccia. Mettiamo l'oggetto, controllo, poi lo togliamo ed eccoci con Viltrox. Apertura massima 1.4, 100 ISO, un cinquantesimo. Come vediamo, il cambiamento di fuoco è, direi, repentino. Anche qui, come prima, qui naturalmente con questo obiettivo si evidenzia di più la profondità di campo ridotta. Vediamo, con il soggetto in primo piano, appena sposto, poi lui va ai soggetti in fondo, quindi devo dire veramente pregevole. Vediamo. Qui ho i soggetti in primo piano e quindi lo sfondo è sfocato, ma se io faccio un tap sullo schermo, vedete che la messa a fuoco posso comandarla come mi pare e piace. Sempre Viltrox 1.4 ad apertura 1.4. Non è stabilizzata la lente, non è stabilizzata in questo momento la macchina, quindi bisogna stare attenti. Metto gli occhiali così si può forse vedere anche il sistema che sto adoperando. Siamo sempre con Viltrox 1.4 e devo dire che c'è un bel vento, quindi non so se la voce sarà disturbata. E cammino, non ho attivato nessuna stabilizzazione, quindi è chiaro che la macchina si muove, o il sole in questo momento contro, cerco di mettermi in posizione migliore per quanto riguarda la luce e quindi sto facendo questa prova, vediamo come andiamo. Poi tolgo gli occhiali, li metto vicino al solito, vediamo se si vede bene. Ecco come sto tenendo la macchina e poi mi dovrei rivedere a fuoco io. Questo è quanto. Torniamo a riprendere e vedere se si sente il rumore del vento che sta muovendo gli alberi e le foglie. Sono a 1.4, praticamente controluce,
usando il filtro ND posso regolare l'esposizione pur rimanendo a 1.4.